matematico, un sistemone, aumenta di n volte la probabilità di vincere. Faccio un esempio. Se tu vuoi uscire con una ragazza e ne chiami 10, hai più possibilità o no? Ho capito. Un sistemone. Beh, che fai? Un sistemone. Better, le scommesse sullo sport dell'Ottomatica. Sicure e sotto casa. Better e l'Ottomatica. Sì? Ciao, c'è Luca? Quanto ti serve? Sono troppi. Non mi devi dare tutta la cifra. Dammi quello che puoi. Guarda, io sarei disposto anche a fare qualche lavoretto qui. Ciao. Ciao. A posto? Sì, sì. Tutto a posto. Senti, stavo pensando. Il proprietario del Luna Park, chi era? Tuo zio? Tuo cugino? Mio zio. Puoi chiedergli un prestito? Sai, c'è un piccolo debito con un amico. È che ti voglio tenere fuori da questa storia. Te ne parlerò quando avrò risolto tutto. E quando? Stasera. Stasera risolverò tutto. Quindi torni? Sì, ceniamo insieme. Prometti. Te lo prometto. Ma Pico, hai visto? Che? Che gira la maiala. Una cosa tremenda, la maiala. Cosa? La maiala è un'influenza libanese, quella che attacca la gola diretta. Praticamente inizia con un pizzicorino. Esatto, poi una cosa qua. Poi comincia a fare tipo dei gutturali, dei versi, dei grugniti. Lo senti? Tipo, è una maiala, esatto. No? Fai i grugniti. Attenta, praticamente lo sai che fa dopo, per una settimana tu non parli. Una cosa di aria si prende, capito? Una cosa tremenda. Ma sono scusa. No, non scherzare, Denise, non te fa prendere da gioco, perché se te ti attacca la maiala qui nel giro di 5 minuti ci mandi tutti a casa, non lavoriamo più per una settimana. Che sarebbe manco male, tra l'altro. Effettivamente non sarebbe male, ma io dopo come pago il mutuo del motorino? Ma no, Sergio, che dici? E poi questa settimana sono stata sempre a casa, non ce l'ho la maiala. Mica detto, non ce l'ho la maiala, pure lui lo diceva, non ce l'ho la maiala, poi improvvisamente... mi razzolava, mi faceva. No, sta attento. Maiala. È pericolosissimo. Devi stare attento e ti devi concentrare. Comunque, non ti preoccupare perché c'è un metodo infallibile. Infallibile. Un rimedio infallibile. Assolutamente. Praticamente tu cosa fai? Mi fai 2 sciacqui al giorno con l'acqua santa. Anche tre. 3 sciacqui al giorno con l'acqua santa. Lui 2 mi è bastato. Ha visto che ancora una recuperata a pieno? 2, 3 sciacqui. 3 sciacqui, poi ti metti un bel calzino caldo intorno al collo. È un rimedio proprio antichissimo, un rimedio della nonna. La nonna lo diceva sempre, come diceva? Mette del calzino caldo. Noi, capito, tutti col calzino caldo. Calzino? Un calzino. Ma io porto le calze, non ce l'ho il calzino, come faccio? A Casanova, vedo che te sei data ai minori, Ma che minori? È mia nonna. Che si gioca agli europei? Guarda che non sbaglia un risultato degli europei da anni, Ieri dal nonno. Ah, il sogno. No, il soggiorno, poveretto. C'ha la sciatica, non ha potuto venire. Pure tuo nonno c'ha la sciatica. Ci ha lasciato. Non ha potuto venire. E non ha. Cazzo, t'avevo già dato per morto quando t'ho visto entrare nell'ufficio di Mr. Ma. E invece eccoti qua, tranquillo, con tuo bel aperitivo. Io dico la One Corporation, una delle più grandi conglomerate cinesi, acquista la nostra azienda e fin lì tutto ok. Manda qui il suo boss cinese, uno bello cazzuto, che in meno di 2 mesi siega tutti i manager di 50 anni. Quanti anni c'hai tu? 50. Io? 31. Però tu ti salvi il culo. Ti toglie i collaboratori, la segretaria, ti ha tolto pure l'aria condizionata. Ti lascia così, senza un cazzo di lavoro, nel deserto di quel tuo ufficio di merda, ma ancora non t'ammazza. No? No, dico ancora non t'ammazza. A te. A me. Che lo vuoi un aperitivo? Sì, grazie. Che ci fai 2 aperitivi anche per lei? Ma lo sapete come lo chiamano nell'ambiente Mr. Ma? No. Lo chiamano Ma la bacchetta tragica. Vieni qua. Che cazzo sta a fare questo? Oh! Monta! Maschio! Palla finita. Non vedi che sta male? Che cazzo vuoi? Ci fai combattimenti, bastardo? I cani sono miei, ce faccio quello per me. E tu scherzo.
Black non sopportava l'idea che qualcuno trattasse male gli animali. Ah, e non toccate niente che vi conosca a tutti, eh. Vi venga più a casa. Così cominciò a darsi da fare per liberare il cane. Aveva deciso che era suo. Bello, bello, vieni qua. Vieni qua. Regà, io ho preso. Namo, stare via, de corsa. Dai, appanno, che se quello torna ci ammazza. Dai, è bello, dai. Oh, namo, namo. Dopo un paio di settimane, però, Black e il cane sono spariti. No, che cazzo fai? Voglio il mio cane. Allora? Allora? Ciao, tu devi essere Lisa, vero? Mm-hmm. Piacere. Senti, vado un po' di corsa, per cui ti faccio vedere la casa, ma velocemente. Allora, questo qui è il ripostiglio, va bene? Da questa parte, come puoi ben vedere, c'è la cantina. Mm? E al piano di sopra c'è il garage. Sto scherzando. No, realmente, lo puoi vedere da te. Questa è la cucina. Questo qui è il salone. E al piano di sopra c'è la stanza di Mia. Senti, davvero, devo proprio scappare. Ho un'importantissima cena di lavoro e non posso fare tardi. E non voglio assolutamente essere disturbato. Capito, no? Bene. Ecco, il camino. Chiaramente sei libera di spegnerlo, è che io sono un po' freddoloso. E qui c'è il televisore e le videocassette. Purtroppo non ho dei DVD, ma sai, io ho un gusto un po' vintage. Il fatto è che io ho paura. Ho paura, non me la sento di fare il padre di famiglia. Perché non mi capisce? Io ho 25 anni, no? E allora? Meglio farli subito i bambini, senza starci troppo a pensar su. O puoi finire come me, che c'ho il doppio dei tuoi anni e sto solo come un cane. Dopodomani c'è il battesimo ad Alessio. Decidi tu. Va bene? Va bene. È arrivato anche il babbo, hai visto? È andata proprio come dicevi. Buongiorno, tu. Buongiorno, con ciao. Ciao. Cristina. Marco? Amore, perdonami.